Ma sai che ieri ho rivisto la fotografia, il filmato di quando sono tornato a settembre, che tu eri qua che preparavi tutta la pasta e il papà ti ha detto facciamo la fotografia, diciamogli al Davide che gliele prepariamo un po' anche per lui quando torna, quando torna. E poi tu mi chiamavi e io sono arrivato e avevi gli occhi così. Papà mi ha ingannato, sì. Ma ingannato è una parola No, ingannato brutta, mi mi ha ha fatto una sorpresa. fatto una sorpresa, sì. Ma le sorprese Ma sono me l'avevi belle quando... riconosciuto subito? Eh? Avevi capito? E quando siamo a Rona, che io sono saltato fuori invece, che ti aspettavo che tu sia arrivato io. Beh, ogni tanto facciamo le sorprese, sono belle, via, ma sì. Eri venuto anche all'aeroporto una volta. Vedere gli aeroplani. Alinate. Allenate, sì. Tutta piccolina. Beh, quest'anno non serve perché comunque vieni là anche te. Torniamo insieme, no? Scusa, ma se io compro un pezzettino di terra lì a Ibiza, ti faccio fare l'orto, le mie estes. Vai giù, metti i pomodori, sono velocissimi perché fa caldo, eh? Li portano via tutti perché passa la gente. Vabbè, ce lo scriviamo. Non toccate, non Devi rubate. scrivere in spagnolo. Hortos della abuela Luigina. Ruba mia, rubas mia, por favor. E tutte le mattine io ti porto lì con la macchina, tu controlli i pomodori, guardi che nessuno ruba dal nostro hortus, e poi passo a riprenderti il pomeriggio. E andiamo al mare, mangiamo la paella, guardando la spiaggia. Però bisogna bere la sangria, eh? La sangria è tipo un vino, però più leggero. Molto dolce, con dentro tutti i pezzi di frutta, sai quei tipo non vasconi, però di solito si fa un bel contenitore grosso che si tira fuori il cucchiaio e si beve la sangria, paella e sangria. Mar y sol, paella e sangria, sono il mare, il sole, la paella e la sangria. Poi E allora andiamo a mangiare la paella. fanno un sacco di tapas. Le tapas sono tipo gli aperitivi, però ce ne sono di tutti i tipi. È come andare a fare l'aperitivo, ma più caratteristico, le più buone secondo me sono le patatas brava. Sono delle patate con sopra una cremina buonissima, morbida, che tu fai, si scioglie tutta la patatas brava. E poi c'è il jambon, il prosciutto crudo, però lì è Insomma, proprio tu li hai assaggiati tutti, via. iberico, eh. Tu lo metti sulla lingua e praticamente quasi si scioglie, non devi neanche mangiarlo. Qualche tuo amico è già andato? No. Qualcuno è già là, è rimasto là, sta lì tutto inverno. Ah, Fa sì? caldo, eh? Ieri facevano, no, ieri no, l'altro ieri 20 gradi, mi ha detto. Faceva il bagno. Ma è là che lavoro o è là così? Vabbè, adesso sta preparando, sta sistemando, sta organizzando. È vero, Ora è presto. devi pagare l'affitto e devi vivere. Eh beh, sì. Beh, Invece sei a casa, vive con la mamma e non paga l'affitto. l'affitto lo paghi anche se non vai là. L'affitto Ma insomma. uno lo paga sull'anno. Quindi in realtà cosa cambia? Tu hai detto che vuoi andare o no? Non ho capito bene. Ma ti devono chiamare Ma loro? tu hai detto che vieni anche tu. Tu Eh? l'altro giorno mi hai detto che vieni. Cambio Cambi sempre, eh? sempre, sì. Ritratti troppo, cioè se hai idee io ho già, cioè, detto così, ormai ho organizzato che vieni anche te. Vengo per star là per sempre. Lui già, gì già, 2 o 3 giorni, una settimana. Fai il bagno al mare, ma ti rendi conto? Sai che il bagno al mare fa guarire le gambe, le ginocchia? Il sale aiuta. Ti mettiamo dentro uno di quei ciambelloni a forma di cigno
ti butto in mezzo al mare e stai lì, c'hai le gambe dentro che nuotano, galleggi con il tuo salvagente a forma di cigno Una e volta, guardi. quando siamo andati così, eravamo ancora, parlo di tanti anni fa, è andata su un materazzino, è andata, e non battezzò, Siro, guarda, era andata, oh, come di qui è la porta due volte, come di qui è in fondo la strada. Il papà era diventato bianco, prima cosa perché sapeva nuotare, ma non fin là, eppure se voleva arrivarci con quel. Se poi prendeva il materazzino era capace, perché col materazzino. Ma era arrivarci a prendere il materazzino che era duro. Io là che tremavo, lui tremava. Dove? E poi è arrivato, Ma al mare dove? In ma no. Liguria o a Rimini? O al lago? Ma no, forse eravamo. Forse al lago. Al lago forse, al lago sì, al lago, perché il mare papà non è venuto, io ero Cesenatico, ma lui non è venuto là. E noi a Cesenatico ci prendevamo tutte per mano, andavamo dentro fin qui, quando l'acqua era qui, eravamo tutte attaccate perché nessuno sapeva nuotare, io e le donne che facevano le pulizie, che facevano da mangiare. Andavamo là, tutti per mano e andavamo dentro. Poi tornavamo indietro perché nessuno sapeva nuotare. E se cadevamo, voglia tirarci su. Gigia, sicura che non vuoi il caffè? Vuoi un frutto? Vuoi un kiwi? Vuoi un kiwi? Tu Un kiwi, guarda, è là, ma è duro. lo vuoi? Ma prova un po' a vedere se è diventato morbido. Grata mia con la testa. Magari è diventato morbido. Se lo schiacci, diventa. No, è duro. È duro, e anche le mele sono dure. Devo farle cuocere.